siamo alla seconda parte di questa serata e abbiamo Gianni Zottola e Giovanni Ceccarelli. Buonasera. Buonasera. Gianni, Giovanni. Che poi anche Gianni si chiama Giovanni. Grazie, sì, ok, però per non confondervi giustamente mi sembra il metodo corretto. In realtà a me nessuno ha mai chiamato Giovanni, però comunque perfetto. Sarebbe il nome di battesi. Ok, omonimia. Io ho una memoria da pesce rosso e quindi chiaramente leggerò le vostre presentazioni, se no non sarei mai riuscita a memorizzarle. Gianni Zottola, originario dell'isola d'Elba, dove fin da ragazzo ha lavorato in diversi locali. Durante gli studi universitari ha approfondito in modo professionale l'arte della miscelazione, che l'ha portato ad appassionarsi a quella tiki e tropicale. È laureato in economia del bartending. Sì, fantastico. Oggi si occupa dell'attività di bartending, infatti, a 360 gradi. Dopo aver lavorato dietro il banco e portato avanti collaborazioni, oggi è libero professionista e si muove in tutta Italia. Collabora con la scuola di formazione Drink Factory di Bologna. Giovanni Ceccarelli, nato a Cattolica, classe 1987, sei un anno più vecchio di me, nel 2016 apre il suo blog e lancia il suo progetto di cocktail, qua è difficile, Engineering. Nel 2018 pubblica per Hoepli Miscelare, il suo primo libro. Direi che qui l'applauso, ragazzi, ci sta. Grazie. Io ho subito una domanda perché vorrei fare il quadro generale della situazione e quindi partire da una materia che non vi è familiare, cioè la storia. Perché economia, ingegneria, la storia non c'entra niente, ma vorrei sapere il periodo storico in cui ci stiamo muovendo, per fare un quadro generale. Bene, inizio io? Vai, però parla di là. Sì, va bene la posizione, scusate. Tanto io ti sento lo stesso, non ti preoccupare. Ok, perfetto, scusami le spalle. Niente. Bene, intanto, prima cosa, grazie di essere qui. Scusate, non sono molto pratico di queste cose, mi sentite? Sì, funziona? Ecco, vedi? Posalo qua, così. Così? Qui. Vai, buono. Sei abituato, no? Niente, dicevo. Grazie di essere qui e grazie ovviamente agli organizzatori della Cocktail Fest di averci invitato. E niente, questa sera parleremo di tiki e tropicale, e in particolar modo appunto un percorso storico, come dicevi prima, che inizia dal 1500 per arrivare fondamentalmente a quelli che sono anche i giorni nostri. In particolar modo l'evoluzione del tropicale sfocia nel tiki dal 1500 fino poi alla metà del, diciamo, oltre la metà del Novecento. La differenza tra tiki e tropicale l'avete già accennata. Sì, è una differenza indubbiamente temporale in quanto storica, perché il tropicale nasce con l'avanzamento della cultura caraibica, quindi questa commistione di culture diverse che provengono poi da tutto il mondo, quindi le culture indigene del posto fino appunto alla colonizzazione, quindi da parte degli europei, e la deportazione dall'Africa degli africani, appunto, che portano anch'essi la loro forte cultura alcolica, in particolare nella fermentazione e poi nella distillazione. Il tropicale quindi è una miscelazione molto rurale, una miscelazione poco codificata, una miscelazione differente ma simile in tutte le isole, ed è per questo che è molto importante lo stile del rum che si ripercorre diciamo singolarmente in ogni isola, che con la base di tre ingredienti primari, che sono rum, lime e zucchero, fondamentalmente dà vita in realtà a dei cocktail, oggi chiamiamo cocktail, ma comunque prima ancora dei modi di bere molto singolari e unici. Quindi fondamentalmente dovete immaginare di essere nel 1500 nelle isole caraibiche, non c'erano ancora contaminazioni alcoliche, inizia la tratta degli schiavi e iniziano a fermentare delle radici che sono presenti in quelle isole, e successivamente iniziano a contaminare. Perché iniziano a fermentare queste radici? Perché era quello che prima fermentavano in Africa, che poi iniziano a fermentare. Ci sono delle slide che, diciamo, abbiamo messo per esempio con diciamo le prime lavorazioni alcoliche che effettivamente venivano prodotte ai Caraibi, che sono appunto il Paranao, il Perrino,
l'abbiamo visti prima, questo è il Moby ad esempio nelle Barbados, quindi diciamo uno stile molto rurale che viene appunto dall'Africa, quindi fermentavano qualsiasi cosa avesse degli zuccheri, empiricamente, perché chiaramente nessuno poteva sapere quanto zucchero poteva contenere un frutto, un tubero o un qualsiasi altra pianta, quindi empiricamente hanno visto che un qualcosa all'aria aperta diciamo si modificava, quindi fermentava naturalmente, e venivano prodotti questi fermentati inizialmente, che già in ogni isola però iniziano a essere identificativi e distinti. Questo sarà importante perché questa identificazione verrà poi riportata culturalmente anche nel rum, di cui sono molto orgogliosi ancora oggi, comunque molto ligi nella loro produzione, tutte le isole ovviamente in modo diverso. Qui c'è una carrellata di fermentati, qui abbiamo ad esempio il Paranao o il Perino nelle piccole Antille, che era praticamente una preparazione molto primitiva, addirittura per innescare la fermentazione alcune radici venivano masticate. Come anticamente in Africa, come si faceva per le prime birre in Egitto, stiamo parlando di migliaia di anni fa. Quindi diciamo una cultura che nel tempo è rimasta ferma. Addirittura anche le Hawaii hanno un loro fermentato che poi diverrà un distillato molto particolare chiamato il moonshine hawaiano, perché poi durante il proibizionismo fu completamente distrutto, perché ovviamente il proibizionismo fu applicato anche alle Hawaii, ovviamente già sotto controllo, anche se non annesse comunque agli Stati Uniti, ed è l'Okoleiau, che è praticamente un distillato, un fermentato e poi distillato di questa pianta particolare, che è la radice di una pianta che si chiama T, che è una cordinalis frutticosa in realtà, ma comunque ha un fondamentalmente fa una radice gigante come una patata grossa. Tra l'altro, diciamolo, perché magari qualcuno di voi va in vacanza alle Hawaii, compra l'Okoleiau, non è quello reale. Non è l'Okoleiau, sì, è rimasto, qualcuno può averlo conosciuto, ma in realtà dentro c'è del whisky o del rum di basso livello, perché è diventato appunto un prodotto estremamente commerciale e non più originario come all'epoca. All'inizio veniva già modificato in realtà, perché che cosa succede? L'Okoleiau, come uno di questi distillati, io lo prendo sempre ad esempio perché l'Okoleiau è uno dei primi che ha subito delle modifiche rispetto alla ricetta originaria, ovvero la preparazione primordiale che era questa con la radice di tea. Si è provato ad aggiungere delle piante o comunque altri elementi che potessero produrre più alcol, quindi che avessero più zuccheri in fermentazione, quindi produrre un elevato grado alcolico, e in particolare, come vedete da questa ricetta, la canna da zucchero prende il sopravvento, perché la canna da zucchero, come in tutti i Caraibi, anche all'Hawaii ovviamente, ha attecchito in maniera preponderante, e anche se non c'è una tradizione diciamo così forte di rum hawaiano, però ha diciamo inciso ovviamente sulla cultura popolare delle tradizioni più primitive, come in tutti i Caraibi. Si è bloccato? Ok. Le prime distillazioni, come abbiamo detto, avvengono in realtà qualche centinaio di anni dopo, quindi diciamo siamo almeno 150 anni dopo, alle Barbados si dice che venne prodotto il primo antenato del rum, quello che veniva chiamato il Kildevil, quindi dalla produzione di zucchero venivano raccolte le schiume che naturalmente appunto fermentavano. Aspetta, poi... diciamo perché le schiume, perché praticamente... Per produrre lo zucchero dalla canna si prendeva il succo, lo si faceva bollire, durante l'ebollizione si formavano delle schiume che venivano raccolte dagli schiavi, che erano poi coloro che lavoravano effettivamente nelle piantagioni, recuperavano queste schiume che erano ancora e sono ancora ricche di zucchero, hanno scoperto che poi fermentavano e potevano essere appunto distillate per ottenere dell'alcol, che era una cosa imbevibile, da lì appunto all'ammazza diavoli. Probabilmente i diavoli erano loro. Questo sì, assolutamente. Questo è importantissimo, perché effettivamente la cultura del rum nasce dalla tradizione più popolare, che è quella appunto degli schiavi, che hanno mantenuto la tradizione africana dell'alcolico, non soltanto per un discorso diciamo, se vogliamo chiamarlo così, ludico, ma anche molto spirituale. Ancora oggi ad esempio a Cuba
alcuni rituali della santeria sono svolti attraverso il rum. Delle volte si trovano nelle case cubane, nei paesi, diciamo, quelli magari un pochino meno turistici, un po' meno sviluppati, un pochino più rurali, si trovano dei bicchieri di rum sulle finestre, che sono semplicemente degli omaggi ai vari spiriti in cui credono. E questa è una tradizione, quella della santeria, come si può parlare del voodoo o comunque dei riti haitiani, come in tutte le altre isole, o l'obeà giamaicano. Sono delle tradizioni che vanno avanti da secoli e sono vive e attive ancora oggi. Da qui nasce, come abbiamo detto, il primo distillato. Quando gli europei, diciamo, portano i primi alambicchi, gli africani e in particolar modo gli schiavi sono tra i primi non solo a replicare gli alambicchi, ma anche a produrre dei distillati che, diciamo, si avvicinano a quello che è il rum moderno. Addirittura questa tradizione diventa così forte che le distillerie, anche quelle più moderne, che ormai dallo zucchero sono passate alla produzione di rum, garantiscono attraverso un alambicco apposito del rum che viene reimmesso in piantagione, quindi appositamente per gli schiavi. Gli schiavi quindi hanno, e poi, diciamo, questa tradizione continuerà nei secoli, diciamo, inizieranno a diffondere questa cultura del distillato caraibico. Però ovviamente non stiamo parlando di un distillato pulito come quelli che abbiamo assaggiato prima con Marco, che sono dei distillati ovviamente completamente diversi per tradizioni, ma comunque sotto determinati aspetti identificabili e comunque bevibili. Probabilmente erano dei distillati, anzi sicuramente erano dei distillati ovviamente non impreziositi dell'invecchiamento della botte, dei distillati fatti anche in modo molto rudimentale, che probabilmente facevano anche male, probabilmente erano anche tossici, e quindi indubbiamente dovevano essere miscelati o comunque addizionati ad altri elementi in modo che potessero essere bevibili. E da qui nasce, come dice Leonardo Pinto, che vedrete domani, la tradizione del rum e qualcosa, che è il modo di bere caraibico, ovvero rum addizionato a un qualsiasi cosa che potesse migliorarne il sapore, perché non stiamo parlando di rum, ma di un alcolico, un aguardiente, un distillato talmente forte, pungente, aggressivo e probabilmente tossico, che era impossibile da bere. Tra l'altro, nonostante oggi i rum siano buoni, questa tradizione continua. Quindi gli arrangier che vengono citati in questa slide, il Mama Juana, il Falernum e il Pimento, tuttora esistono, ma preparati con dei rum d'eccellenza come quelli che abbiamo assaggiato prima. Queste sono tutte tradizioni di isole diverse, come il Pimento in Giamaica, il Falernum alle Barbados, i rum arrangier in Martinica, in tutte le isole probabilmente colonizzazione francese, il Mama Juana, che è portoricano, ma indubbiamente è dominicano, ma Mama Juana è di Repubblica Dominicana. Dominicana, ho detto bene. E che è praticamente semplicemente un rum infuso con delle spezie e cozze. E così anche, c'era anche, è vero, cioè, pare che con i frutti di mare diventa afrodisiaco. Sicuro ti viene anche il cagotto. Sì, sì, c'è dell'infusione in rum e frutti di mare. Ah, giusto, okay. Con i muscoli. Rum arangelo dice la parola stessa, cioè un rum con, diciamo, con qualcosa addizionato, e potevano essere spezie o in particolar modo frutta. Lo stesso il Falernum o il pimento ovviamente si chiama pimento perché è di derivazione dal pimento giamaicano, quindi dal pepe giamaicano, che è questo pepone gigante che dà molto di chiodi di garofano. Tutte queste preparazioni poi si trasformeranno ovviamente anche in drink quando migliorerà la qualità del rum, quindi della distillazione. Gli europei ovviamente portano la qualità dell'alambicco, quindi in ogni isola si inizierà a produrre un rum diciamo che identifica appunto un determinato stile, dal quale poi, sempre con i soliti tre ingredienti, quindi rum, zucchero e lime, che è un prodotto ovviamente endemico, quindi del luogo, si creeranno tutti quei drink che sono uguali ma che in realtà al palato sono estremamente diversi.
abbiamo la caipirinha, quindi fatta con la cachaça, siamo in Brasile, il planter's punch, rum, lime e zucchero, in Giamaica, la canciancara, siamo a Cuba, rum, lime e zucchero, in realtà la parte zuccherina della canciancara può essere miele o agua miel, che in realtà dopo la faremo e la berremo, in realtà poteva semplicemente essere una riduzione della bollitura della canna da zucchero, quindi proprio del legno, quindi ovviamente estrazione del saccarosio insieme alla melassa che dava questo, creava questo sciroppone abbastanza erbaceo e scuro e melassoso, quindi agua miel perché il colore di questo prodotto finale era assimilato all'antico, al più antico dolcificante conosciuto dall'uomo, che è appunto il miele. La pigna fria, che in realtà non è che l'antenato della famosa pigna colada, siamo sempre a Cuba, ma la pigna colada si svilupperà a Porto Rico, dopo la berremo. Visto che Marco prima ha fatto l'aspetto scenico, ha detto che il Solera non esiste, noi diciamo che la pigna colada è un drink cubano e non portoricano. Giusto. Il tea punch, che in realtà è sempre rum, lime e zucchero, ma siamo nelle isole francesi. Ho una domanda. Vai con la domanda. Pronti? Sono qua. Allora, stavi parlando per l'appunto di questa evoluzione, no, del rum. Quanto è importante la qualità e la tipologia di rum? Cioè, è la base da cui partire o è un valore aggiunto a questo punto? È la base da cui partire. È la base da cui partire e poi si trasforma in un valore aggiunto. Non si sente, è un sobbono. Ed è anche un valore aggiunto. Perché, come ho detto prima e come diremo in seguito, queste culture, le culture caraibiche, si sviluppano, nascono e si sviluppano grazie alla cultura del rum, perché ovviamente in queste isole si sviluppa addirittura una razza, che è appunto la razza creole, che è di origine spagnola ma comunque poi si adatta anche alle isole francesi, che effettivamente diventa simbolo di identità del luogo, quindi di qualsiasi isola. Grazie a questo poi, cioè nel senso, la probabilmente l'espressione più importante e più forte l'abbiamo a Cuba, dove questa diversità e questa sinergia, questa diversità che si crea appunto tra le razze che sono ovviamente di tradizione e di culture differenti, però accomunate in un'unica e piccola isola, o comunque piccole comunità, diventano identità, quindi la diversità a Cuba diventa identità, ed è per questo che Cuba è un'isola di ribelli da sempre, dal 1500. Voglio aggiungere solo una cosa, sempre rispondendo al discorso del rum, che è molto tecnica e molto terra terra, però se guardiamo le strutture di ricetta della caipirinha, del planter's punch, del tea punch del daiquiri, no? Tradizionale cubano, anche se ancora non l'abbiamo visto, abbiamo sempre rum, lime, zucchero, cioè la ricetta è sempre la stessa. Perché allora una è caipirinha, una è planter's punch, una è tea punch e una è daiquiri per il rum? Tu la puoi chiamare rum, lo puoi chiamare daiquiri se è con un rum cubano, lo puoi chiamare caipirinha se è con un rum brasiliano, la puoi chiamare planter's punch se è con un giamaicano, la puoi chiamare tea punch se è con un francese. Quindi se mi fai un daiquiri con un giamaicano non stai facendo un daiquiri, stai facendo un planter's punch. Quindi la differenza room, è quella, esatto, è il rum. Che dà la direzione al cocktail. Esatto. Okay. Certo, dà la direzione ed è comunque ancora oggi il simbolo della tradizione e l'espressione più grande della tradizione caraibica. È il rum e non c'è versi. Cioè in miscelazione molte cose si possono anche a volte un po' giocare e spostare tra di loro, no? Quindi magari un drink, anche se lo fai con un distillato che... Se mi fai un drink americano che non ha un bourbon ma un Tennessee, non muore nessuno. Qui la tradizione è molto forte, quindi cambiano molto i drink. Cioè è sbagliato chiamare un daiquiri fatto col pampero. Sì, per sì, capirci. Sì. Da proprio l'indicazione geografica e quindi la tradizione. Esatto. Ok, direi che possiamo tornare avanti. Non mi ricordo più dove siamo arrivati. Questi drink ovviamente poi nel tempo vengono modificati, vengono un po', diciamo, modernizzati, anche perché queste isole, in particolar modo Cuba, ma anche Porto Rico e poi tutte le altre di riflesso, vengono poi
invase dall'ondata turistica, soprattutto dalla metà degli anni 50 in poi, e questi drink iniziano ad avere una trasformazione un pochino più commerciale, quindi una contaminazione in particolar modo a Cuba con quella che è, diciamo, l'identità della miscelazione stessa, ovvero del cocktail, che è ovviamente americana. E quindi questi drink iniziano a trasformarsi e iniziano a, diciamo, a venire fuori dei prodotti, dei drink che oggi conosciamo, come la batida, il planter, che non ha altro che non è che un planter spancio con del succo di frutta fondamentalmente, un tipancio con un succo di frutta, il daiquiri, che è, se vogliamo, l'evoluzione di quella che è la canciancera, ma che in realtà ha un'estrazione completamente diversa. La pina colada, l'abbiamo già detto prima, che è un'evoluzione della pina fria, che era una bevanda semplicemente rinfrescante, popolare, in poche parole pina con ron, come chiamavano loro, ovviamente è ananas e rum. Che faremo, sì. Quindi vabbè, questa è una, diciamo, questa è una Caribbean Rum Map, diciamo, poco identificativa con le bottiglie, ma in genere, diciamo, soltanto per farvi capire che effettivamente ogni isola ha un suo stile preciso e identificativo, come abbiamo detto finora. Vabbè, questo l'abbiamo già spiegato, possiamo anche andare avanti. Questo lo facciamo invece, giusto? Andiamo a vedere, diciamo, andiamo ad assaggiare adesso un planter spunch, che è semplicemente una miscela di rum, lime e zucchero, come abbiamo detto, come tutti quegli altri, però impreziosito in questo caso da un rum particolare, che è il rum giamaicano, quindi un rum indubbiamente diverso, probabilmente più pungente, più anche, se vogliamo, speziato, aromatico, un rum indubbiamente con un gran carattere. Quindi ora Giovanni ci spiega magari come lo sta facendo. Sì, noi, allora, se volessimo essere magari fedeli alla tradizione, dovremmo miscelare del rum, del lime e dello zucchero senza andare a raffreddare, senza andare a diluire. Cerchiamo di fare una via di mezzo, quindi non andremo a shakerare, ma andremo a usare del ghiaccio per raffreddare, e faremo il planter sponge nella sua versione più basilare, appunto rum giamaicano, lime e zucchero. Se però, per esempio, cercate sul web, no, ricette di questo planter sponge, ne potrebbero venire fuori tante, perché poi ha visto tante contaminazioni con granatina, succhi, eccetera. Però sappiate che si parte da qua, quindi la struttura base è un giamaicano abbastanza asciutto, come un Appleton, del succo di lime e dello zucchero. Adesso ne prepariamo un po' di assaggini. Questo Mickey è chiuso? Quindi molto semplicemente... Allora, mentre te prepari il planter sponge, io dico due parole su questo drink. Perché stiamo facendo il planter sponge? Il planter sponge è fondamentale per tutta la miscelazione caraibica, perché è un po' la luce di tutta la miscelazione caraibica. Il planter sponge è il primo drink caraibico che, a differenza di tutti gli altri, viene codificato. Gli viene dato un senso, gli viene data una ricetta, cosa che in tutti gli altri preparazioni e modi di bere non si è mai visto, perché a un certo punto fondamentalmente gli inglesi vanno in Giamaica, vedono che la tradizione popolare è bere questo drink, e il nome stesso indica appunto l'estrazione popolare delle piantagioni contadina, e iniziano a descrivere i primi viaggiatori, i primi esploratori, questo modo di bere sui giornali, finché non si arriva ha una vera e propria ricetta. È la prima volta al mondo probabilmente che una preparazione caraibica contadina, derivata probabilmente dal lavoro degli schiavi, viene codificata e quindi diventa un cocktail. Che cosa significa che diventa un cocktail? Che viene bilanciato, e quindi gli si dà appunto un senso, quindi un bilanciamento con una vera e propria precisa ricetta. Questa ricetta ovviamente per l'epoca era abbastanza rudimentale, siamo comunque nell'Ottocento, ed era praticamente, forse qualcuno di voi l'ha già sentita, il famoso bilanciamento con una parte di dolce, due parti di sour, quindi la parte più acida, tre parti di strong, che è il rum, e quattro parti deboli, che è la parte weak, la parte, diciamo, analcolica, quindi diluizione.
che può essere semplicemente con ghiaccio, perché oggi l'abbiamo ma prima non c'era, un succo di frutta o semplicemente dell'acqua. Quindi per la prima volta si codifica, si dà un bilanciamento. E questo è fondamentale perché è probabilmente la prima volta che un drink caraibico si esporta fuori dai Caraibi, e infatti il Planter's Punch, come vedremo dopo, avrà delle sue evoluzioni. La ricetta che oggi è codificata da IBA è molto diversa da quella che stiamo bevendo adesso. Come ha detto Giovanni, ci potrebbe essere della frutta, cioè della granatina, perché ovviamente quando è codificata viene riportata appunto viene portata alla luce, quindi si presta ai famosi twist o comunque ai vari cambiamenti. Cosa che non succede ad esempio con il Tea Punch. Se andate in Martinica, in Guadalupe, Marigalante, da qualsiasi parte delle isole francesi, il Tea Punch viene bevuto oggi come veniva bevuto probabilmente 200-300 anni fa, ovvero vi danno un bicchiere di rum e basta, un po' di zucchero e del lime. Quindi se volete miscelare dello zucchero e del lime, lo fate voi, perché non c'hanno voglia in realtà. Però, sì, la vita è molto diversa, loro ti portano la bottiglia, ti portano il lime, ti portano lo zucchero, quello è il Tea Punch, certo. Lo fai te come vuoi. E tra l'altro vi lasciano la bottiglia di rum sul tavolo perché viene pagata a consumo, perché già presuppongono che la bottiglia sul tavolo va finita. Quindi, è da lì che si vedono anche la grande differenza di modo di intendere la miscelazione. Cioè in quei posti loro ti fanno bere il rum in qualche modo, invece ti sposti a Cuba, no? Contaminata dagli Stati Uniti, la patria della miscelazione, e lì invece miscelano, hanno tecnica, hanno strumenti, hanno ingredienti, che è profondamente diverso. Assolutamente, come vedremo dopo con il daiquiri. Il daiquiri è un drink nobile, se vogliamo, un drink altolocato, già il suo servizio in una coppa, quindi una coppa, diciamo la classica coppa martini, no? La coppa cocktail, quindi già questo nobilita il drink rispetto a una tazza di terracotta come poteva essere utilizzata un tempo, o comunque dei contenitori rudimentali. È buono. Ma il punch in realtà ha anche un'altra funzione, ha la funzione, diciamo, quella più primordiale del drink, che era poi quella della prima miscelazione, che è diciamo la condivisione. I primi drink, la miscelazione nasce appunto con i punch, ovvero un bere conviviale per tutti, quindi un bere che comunque crea unione. E infatti, come si vede da questa foto, questa ad esempio è una foto, diciamo, questo in realtà è polinesiana, è una cava ball, diciamo il simbolo di convivialità e ospitalità polinesiano e comunque oceanico in generale, nelle isole Figi e tutte le altre isole in realtà, che diventa poi un drink moderno, come ad esempio lo Scorpion di Trader Vic, che stiamo parlando degli anni 60, che però mantiene sempre la funzione conviviale del cocktail, che poi fondamentalmente è lo stesso identico motivo per cui oggi noi andiamo al bar. Voglio fare un appunto solo per chi magari se lo vuole preparare a casa. Come giamaicano, se vi piace più come l'abbiamo preparato adesso, quindi lasciate stare la dolcezza, acidità, che quella ve la giocate come volete, bilanciando il lime con lo zucchero. Io tendo a stare leggermente un po' più acido, perché così te ne bevi uno in più, perché se metti troppo zucchero poi ti stanchi. Comunque, se volete un Planter's Punch un po' più asciutto, un po' più secco, un Appleton tra i giamaicani. Se invece lo volete un pochino più ruffiano, morbido, ma anche forse più pieno, no? Più melassa, un Myers, un Dark Myers, insomma molto lontano come rum da questo, diciamo che questo è più giamaicano del giamaicano, però anche con questo, che non è un rum chissà quanto, Appleton Estate, questo invece è un Myers, questo è un po' più buono, ok? Però questo qua in miscelazione comunque, nonostante non sia un rum pregiato, dà dei risultati eccezionali. Beh, Myers in realtà è anche stata importante nel Planter's Punch negli anni, a parte il fatto che si è inventato l'azienda all'epoca, che hanno inventato loro il Planter's Punch, ma in realtà la storia e le fonti ci confermano altro. Però è importante perché hanno puntato talmente tanto su questo drink che facevano una versione di Myers che si chiamava appunto Planter's Punch, quindi un rum apposito per fare il Planter's Punch, quindi un drink che ha assunto una certa rilevanza. Bene,
Passiamo a Cuba. Come abbiamo già detto, Cuba è probabilmente, a Cuba sono successe le cose più tragiche, probabilmente di tutte le Caraibi, anche le più strane. Cuba è un paese da sempre dominato da, ovviamente, da, a partire dalla colonizzazione fino al, ovviamente, la rivoluzione castrista. Il percorso storico di Cuba ovviamente riflette anche la miscelazione, e quindi partiamo anche lì da una miscelazione più contadina, più rurale, quella della Canciancera, per arrivare, appunto, come abbiamo detto prima, al daiquiri, ma anche alla contaminazione, appunto, americana. Gli americani che portano a Cuba durante il proibizionismo, in cui gli americani invadono Cuba anche per svolgere tutte le attività illecite della mafia ebrea e italo-americana, portano, appunto, tutti i vari strumenti e le varie tecniche di miscelazione americana, perché fanno da bere fondamentalmente agli americani. Havana non è più Cuba, Havana diventa un paradiso tropicale per gli americani. Ma anche per la prossimità, cioè se andaste in Florida, nelle isole Key, c'è addirittura un totem che vi dice siamo a 90 miglia da Cuba, cioè praticamente si vede. Quindi facevano presto, anche durante il proibizionismo, a prendere un aereo, a fare... arrivavano là, infatti, andavano a bere... Infatti i puristi americani dicono che la Florida non è Stati Uniti. E... infatti. Sì. E niente, in realtà si parte da questi drink ovviamente rurali, come abbiamo detto, fatti con aguardiente. Ora stiamo utilizzando un rum già più evoluto, quindi il rum leggero di cui parlava prima Marco, quindi tradizione di Facundo Bacardi, che poi ha trasmesso ovviamente a tutte le altre aziende rimaste poi dopo la rivoluzione cubana. Parliamo di un drink molto semplice, ma anche poco conosciuto, in realtà molto buono, che è la Canciancera. In questo caso lo facciamo con il miele, quindi un agua miel, quindi un, in realtà lo chiamiamo honey mix, perché il miele ovviamente ha una densità è molto molto elevata, e quindi dovremo un pochino, diciamo, scioglierlo, creare un po' uno sciroppo di miele, se vogliamo diluirlo un pochino con acqua, e semplicemente utilizziamo miele, lime e zucchero. È un drink contadino, un drink che in realtà viene definito anche il simbolo dei guerrieri cubani, perché dai tempi degli ideali di José Martí, che fu uno dei primi idealisti e rivoluzionari di Cuba, questi drink venivano bevuti quando i guerrieri, i primi ribelli, si rifugiavano nei campi e avevano da bere quello che trovavano, ovvero aguardiente, questo rum contadino spigoloso, a cui veniva addizionato una parte zuccherina e del lime. Quindi diciamo che la Canciancera, un po' come la caipirinha cubana, la caipirinha brasiliana, identifica un po' questo spirito di ribellione e contadino identificativo del popolo. Stai preparando la Canciancera? Sì, sto preparando la Canciancera. Okay. Anche qui due parole tecniche, esattamente come prima. Utilizziamo un rum cubano. Qui abbiamo Santiago de Cuba, ma se trovate in maniera più semplice una Havana 3, va benissimo una Havana 3. E del succo di lime sempre fresco, non comprate quelli nelle bottigliette tipo a forma di lime o di limone, i limi per capirci, e del miele. Il miele diluitelo prima con acqua, perché altrimenti quando è a contatto col ghiaccio vi si congela e non lo miscelate più. Potreste andare, se andate a Trinidad, a bere una Canciancera, ve la servono con un cubetto forse di ghiaccio, quindi lo mischiano così e ve lo mettono nella tazza, quella intermedia, praticamente senza ghiaccio, con al massimo un cubetto. Per noi non è bevibile, mentre un tea punch, come vedremo magari dopo, parlerà Gianni, è bevibile anche senza ghiaccio, come anche ci ha fatto sentire Marco, non la differenza di rum, questo non è potabile senza ghiaccio, quindi noi lo rendiamo un po' più europeo-americano e ci mettiamo un po' di ghiaccio, che ci darà il raffreddamento, lo rende più fresco, e l'acqua, la diluizione, che è fondamentale per abbassare il tenore alcolico. Beh, indubbiamente questi cocktail conservano comunque una spiritualità che gli è data dal tempo e dalle vicissitudini, appunto, di tutte queste isole. Quindi effettivamente bere questi drink senza conoscerne la storia, o comunque possono essere indubbiamente buoni al palato, e lo sono, ma conoscendone, diciamo, la cultura che c'è alle spalle, quindi tutta questa tradizione e queste, diciamo,
sì, tradizioni tramandate nel tempo ovviamente assumono anche un altro sapore e indubbiamente diventano anche più bevibili, in particolar modo se parliamo dei tipancio che sono praticamente rum a 55 gradi. Quindi adesso sono andato a preparare semplicemente miscelandolo. Assaggiate tranquillamente per capire quando l'avete raffreddato e diluito al punto giusto. Se lo volete shakerare, potete anche insomma shakerarlo come preferite. Io direi che dopo di questo può andare direttamente col daiquiri, quindi do due parole, inizio a dire due parole su daiquiri. Bene, che cosa succede? Nel corso del tempo, come vi ho detto, a Cuba appunto sbarcano gli americani che iniziano a impadronirsi in quello che viene chiamato imperialismo, sì, è imperialismo fondamentalmente, viene chiamato imperialismo tropicale perché fondamentalmente cercano di cercano di dominare, diciamo, l'isola, quindi un altro territorio, con il dominio appunto economico, quindi immettendo appunto la loro moneta, quindi controllando appunto l'economia e quindi la moneta, ovviamente hanno anche il controllo politico. Che cosa succede? Gli americani sbarcano a Cuba e iniziano a portare le loro tradizioni, quindi anche il bar cambia, perché iniziano ad arrivare i primi turisti americani, prima ancora dei turisti arrivano gli affaristi, ovvero coloro che comunque iniziano a lavorare sull'isola sfruttandone le risorse, quindi non soltanto la canna da zucchero ma anche tutte le ovviamente le risorse, in particolar modo la frutta, quindi la United Fruit, che era praticamente la, per me non c'è ma nulla, la United Fruit era una multinazionale, era un'azienda enorme che distribuiva frutta in tutti gli Stati Uniti, nella quale lavoravano anche i genitori e lo stesso Fidel Castro, ed è probabilmente per questo che Castro comunque ha avuto fin da giovane, gli sono girati i coglioni, ha fatto una rivoluzione, gli sono girati i coglioni e quindi niente, iniziano ad arrivare gli strumenti, quelli più tecnici, quindi non solo il ghiaccio, ma arrivano degli strumenti come il primo blender non è il frullatore che tutti oggi vediamo al bar, quello a campana, ma in realtà è il milkshake mixer, che è uno strumento in realtà non ideato, in realtà nemmeno quella campana lo era, però non è uno strumento ideato per il bar, ma che al bar si è adattato successivamente. Questo è un milkshake mixer degli anni 40-50 in realtà, ed è uno dei primi strumenti che... Però questo... diglielo che c'hai anche quelli degli anni 15. C'ho anche quelli degli anni 15. Ed è uno di quegli strumenti che questo barman, noto Cantineros, sì, grazie. Buona. Fammene un po' un'altra. Oh. Grazie. Oh, dicevo, questo personaggio, che è uno dei barman più importanti della storia del miscelazione, che si chiama Costantino Ribalagua, detto semplicemente Costante, porta a Cuba degli strumenti tecnici come appunto il milkshake mixer. Il milkshake mixer sarà quello, lo strumento che dà vita a un nuovo tipo di miscelazione, a una nuova miscelazione che è la miscelazione del daiquiri, e in particolar modo successivamente dà vita, grazie a Don the Beachcomber, alla miscelazione tiki. La miscelazione tiki, da qui si ha il nome del seminario di questa chiacchierata, diciamo, che è Tiki's Not Tropical. La miscelazione tiki ha di derivazione, diciamo, questi strumenti che vengono per la prima volta utilizzati da Costantino Ribalagua per il daiquiri. Il drink assume un aspetto più borghese, più nobile, anzi. Vi interrompo un attimo, perché adesso devo dire tutta la verità. Il seminario si chiama Tiki's Not Tropical perché da formatori di una scuola per barman riceviamo continuamente domande o ricette: ho fatto un drink tiki, ho fatto un drink tropicale. In realtà non ho fatto né uno né l'altro, gli danno nomi a caso. Quindi questo master è nato per questo motivo, perché non ne potevamo più che si chiamassero il daiquiri tiki, la pina colada tiki e un planter sponge di Don the Beachcomber tropicale. Beh sì, diciamo che tutte e due le miscelazioni sono molto complesse. E effettivamente facciamo dei corsi che durano 4 giorni sia di tiki che di tropicale, quindi insomma questo è un po'
un sunto a grandi linee, un po' per far capire quelle che sono le differenze. La miscelazione tiki avviene dopo ovviamente l'evoluzione del daiquiri, che è importantissima, senza la quale non si ha assolutamente la miscelazione tiki. Perché è importante la miscelazione tiki? Noi abbiamo una storia millenaria, cioè almeno sto parlando dell'Italia, e quindi ovviamente abbiamo dei periodi storici importanti che variano anche in modo drastico nei secoli, mentre gli Stati Uniti hanno una storia molto più breve. Quindi diciamo che dal 1700 ad oggi il tiki, che occupa, che non è soltanto miscelazione ma una vera e propria cultura, che occupa circa 60-70 anni della loro storia, su 300 anni è per noi come se fosse il Rinascimento, cioè è importantissimo. Ed è per questo che tuttora oggi negli Stati Uniti c'è ancora c'è gente che vive, pensa e non solo beve tiki, quindi nel senso diventa una vera e propria cultura che riguarda poi non soltanto la miscelazione, come ho detto, ma l'architettura, l'arte in generale, la musica. Ci sono degli artisti, degli architetti che si sviluppano le loro carriere solo esclusivamente nell'ambito tiki, ed è ancora oggi molto molto forte questa identità, che poi finirà, diciamo, avrà il suo picco negli anni 70 e finisce poi diciamo anche Elvis, no? Raccontagli magari certo, qualche aneddoto. Assolutamente, uno dei più grandi esponenti del tiki ovviamente è stato anche Elvis, che si è innamorato di questa cultura addirittura. Quindi se ricordate, se qualcuno ha visto il film e ovviamente l'omonimo album Blue Hawaii, era stato girato completamente alla Hawaii, e per la prima volta Elvis fa un concerto in Mondovisione proprio alla Hawaii. Quindi tutta quella parte di vita di Elvis è stata influenzata dal tiki, il surf, il rockabilly, tutto è una commistione di culture che il tiki, diciamo, espande e coinvolge. Quindi anche addirittura i modelli di auto venivano fatti in stile tiki. Il tiki diventa una vera e propria cultura, ed è per questo che non esagero se dico che il tiki per gli Stati Uniti è come per noi il Rinascimento. È una cultura che effettivamente su quei pochi anni occupa una grande parte della loro storia. Che cosa sto facendo? Sto preparando un daiquiri come lo preparava Costantino Ribalaigua nei primi del Novecento a Cuba, quindi andando a utilizzare ron chiaro, ron leggero cubano, lime e zucchero, quindi questa volta non c'è del miele, però vedete come la ricetta assomiglia molto a quella della canciancera. Cambia la tecnica, si utilizza un ghiaccio che viene tritato a neve, lo si mette nel mixer che aprirà i profumi del rum in maniera incredibile, e il ghiaccio si è andato totalmente a sciogliere, quindi andremo a controllare alla perfezione temperatura e diluizione finale del drink. Sì, senza entrare in tecnicismi un po' troppo stretti, quello che ha detto Giovanni ora è importantissimo, perché effettivamente bere rum in questo modo è un'esperienza completamente diversa ed è imparagonabile, diciamo, a bere rum in degustazione come siamo abituati a farlo, ovviamente liscio. Il rum in questo caso con questo tipo di tecnica, infatti viene utilizzata semplicemente, cioè sempre esclusivamente con rum invecchiati, si apre in un istante. Quindi dei rum invecchiati magari per tanti anni, che hanno una nota tannica molto forte, che hanno bisogno del tempo per esprimersi, con questa tecnica vengono aperti e vengono diciamo espressi al massimo in un singolo drink. È da qui che nasce poi l'idea del cocktail tiki. Adesso assaggiamo un daiquiri. Qua se ne può. Mentre assaggiamo il daiquiri parlo un po' di come nasce questa miscelazione tiki. Beh, Costante, come abbiamo detto, sviluppa un singolo drink che è il drink cubano, quindi dalla canciancera al daiquiri, con degli strumenti tecnici, con un solo rum, ovviamente il rum tradizionale cubano, il rum leggero, il rum che gli americani ovviamente bevevano a Cuba. In realtà un visionario, una persona sicuramente fuori dal comune, che era Ernest Raymond Gant, che in arte si faceva chiamare Don the Beachcomber e poi all'anagrafe si è fatto cambiare il nome in Don Beach,
intuisce che questa tecnica può essere applicata anche ad altri rum, ad altri stili. Quindi attraverso questa tecnica semplicemente che cosa fa? Cerca di unire il mondo caraibico in un cocktail per creare una sensazione aromatica, esplosiva, in bocca, unica e diversa da tutto ciò che il mondo conosce. E ci riesce. Don De Beachcomber si innamora tanto di questi rum, talmente tanto che ne fa il rum diventa la sua vita. E infatti una delle frasi più celebri racconta della sua colazione ideale, che era fatta da un casco di banane, una bottiglia di rum e un pappagallo. La gente gli chiedeva: ma perché il pappagallo? Perché il pappagallo si mangia le banane. Questa era la frase finale, che ovviamente significa che il rum è il rum e quindi ovviamente non ha bisogno di nessun altro accostamento. Il rum è così importante che Don De Beachcomber creerà una sessantina di locali in giro per il mondo, cioè più che altro negli Stati Uniti, e poi seguiranno altrettanti locali in giro per il mondo, grazie, questo me lo secco subito. Con l'unione, è buono anche questo. No, non mi ricordo. Ah, sì, se il rum è buono, giusto. No. Perché se il rum è buono, anche il drink viene più buono. Cremoso per questo. Quindi che cosa fa Don De Beachcomber? Mette insieme tutti questi stili che abbiamo visto prima. Quindi lo stile giamaicano, lo stile cubano, lo stile della Martinica, lo stile diciamo comunque più francese, li mette tutti insieme per completare un drink unico solo. Quindi diciamo si ha un'evoluzione di questo concetto del daiquiri. Daiquiri, questa è una foto di Hemingway, grande bevitore di daiquiri, che diciamo ha contribuito anche lui a diciamo, far conoscere la miscelazione cubana in quanto estimatore, mettiamola così. Beh, il daiquiri di Don De Beachcomber è diverso a livello aromatico, ma anche diverso a livello diciamo visivo. Come vedete dal colore, questo è un daiquiri più colorato, è un daiquiri ovviamente più complesso anche al palato. E ora andremo a farlo. Che cosa sta facendo adesso? Cosa devo fare? Facciamo un Golden Stag. Andiamo avanti. No, scusa, un Sumatra Kula. Questo non mi ricordo la ricetta già. Aspetta, te la metto, arrivo, c'è un po' di roba. Come siamo messi coi tempi? Ok. I daiquiri saranno, eccolo qui, stavo cercando questo. I daiquiri saranno talmente importanti per la tradizione cubana che, come vedete, ce ne saranno tanti. In particolar modo uno dei più famosi è il Papa Doble. Ovviamente Papa era il soprannome, non Don Papa Marco, era il soprannome di Hemingway, veniva chiamato appunto Papa, in particolar modo durante il periodo di guerra, quando andava con il Pilar, che era la sua imbarcazione, a scovare sottomarini tedeschi, e lo chiamavano Papa per non far sapere che il suo vero nome, e quindi nelle intercettazioni non poteva essere identificato. E quindi ci saranno costante da questa evoluzione, da questo drink molto particolare, molto apprezzato in particolar modo dagli americani, creerà tantissimi daiquiri, e uno in particolare dedicato appunto a Hemingway, che era un daiquiri fondamentalmente senza zucchero e un po' di pompelmo e maraschino. Sì, voi mettete solo un po' di zucchero. E ce ne saranno tanti, costante farà
dei daiquiri che classificherà in un modo molto semplice, dà dei numeri, daiquiri numero 2, daiquiri numero 3, numero 4, insomma ce ne sarà un'infinità, ma saranno sempre quelli, ma sempre molto statici. Come vedete, come questo o altri che ho fatto vedere velocemente prima, il daiquiri numero 3 è un daiquiri normale con un pochino di maraschino e un po' di pompelmo, stiamo parlando di un teaspoon, quindi pochissimo. Oppure ancora prima c'era il daiquiri numero 2 che era con un pochino di succo d'arancia e qualche dash di curaçao. Quindi sono daiquiri molto semplici, statici, come è identificativo della miscelazione tradizionale americana, ovvero quella dell'old fashioned, ovvero un distillato con degli aggiustamenti, quindi un po' di zucchero che si può variare, un po' di bitter che si può variare, o qualche aroma in particolare che si può variare. Da lì nasce tutta la vecchia miscelazione pre-proibizionista americana. Quindi questo è uno stile del daiquiri con un'evoluzione tecnica con il milkshake, ma che ha sempre uno stile univoco che è quello della miscelazione pre-proibizionista americana, quindi molto statico. Quello che andiamo a vedere adesso invece, questo è il daiquiri numero, il Bacardi Cocktail, il daiquiri numero 5, sono molto simili, è il daiquiri appunto di Don the Beachcomber, che come vedete assume delle forme e dei colori molto particolari, ma stiamo parlando sempre di daiquiri. Questi sono alcuni esempi e ovviamente anche all'impatto visivo è molto diverso. Questo è un Navy Grog, che in realtà altro che non è un daiquiri con 3-4 rum, una dose elevata di rum, dello zucchero, del miele e questa, diciamo, questa, questo iceberg, questo cono di ghiaccio che, da cui passa appunto, in cui passa la cannuccia che raffredda il drink dopo averlo miscelato. Vediamo se ce la facciamo andare avanti. Questo, come vedete, è un Dr. Funk, che siamo già negli anni 50, quindi si evolve sempre nella solita tradizione, ma se vedete il bicchiere, ora non si vede bene dalla foto, ma questo è un bicchiere Pilsner, quindi quello da birra, che è un bicchiere da 33, altissimo, per quanto comunque non ha una grande capacità, ma è molto alto, un cocktail completamente rosa, che vedete è un bicchierone gigante, in realtà altro che non è un daiquiri che è un po' di granatina e un bar spoon di Pernod, quindi un'aromatizzazione erbacea. Oh, quello che vi faremo assaggiare adesso, ci dovrebbe essere tutto, è il Sumatra Kula. Vediamo, lo facciamo senza pompelmo, uguale. Cioè, non è uguale, ma va bene lo stesso. C'è. Abbiamo anche, c'è tutto. Oh, che cosa succede in questo caso? Questo, come vedete, è sempre un daiquiri in cui però cambia sia la parte citrica che la parte dolce. Quindi al lime ha aggiunto altri citrici, quindi abbiamo grapefruit, che ovviamente è il pompelmo, e il succo d'arancia. Ovviamente tutti frutti freschi, perché diciamo con i succhi questi sono drink imbevibili. Ciao insieme. Hai vinto. Hai trovato il regalo. Ho trovato il seme, ho vinto. I semi indicano la freschezza del prodotto. C'era un drink di Don the Beachcomber, questa è una curiosità, dove, non è da ostre, dove ogni 5 drink metteva una perla di ostrica, ma ne bevo anche un altro. C'è il seme anche qui. Non lo so allora. C'è tre semi qui. Tre semi. Mi coma una sega. E, no, dicevo, ogni 5 drink metteva una perla di ostrica vera. Vabbè. Oh, se assaggiate questo drink, è un po' più aromatico, più complesso, più è dolce. Un po' più caldo, è più dolce, è diverso, è meno fresco rispetto a quegli altri drink, ed è un drink molto semplice. Adesso andiamo a vedere invece che cosa cambia quando invece che teniamo ferma la parte citrica e la parte dolce,
e andiamo a modificare rum per creare questo bilanciamento che lui chiamava Rum Rhapsody, questa sinfonia di rum che ovviamente ha un effetto molto diverso al palato rispetto al singolo rum di un singolo stile delle isole che abbiamo visto, quindi l'unione di più rum insieme. In questo caso andiamo a fare un Golden Stag, che è praticamente, come vedete, sempre un daiquiri. Abbiamo sono 4 o 5 ingredienti, ma in realtà sono sempre 3: rum, lime, zucchero. Ma in questo caso abbiamo 3 rum diversi: zucchero e lime e rum. Però vediamo come cambia il drink quando a cambiare sono appunto i rum. Come siamo messi? Arriviamo. Dai, dai, forza, dai, dai. Perché Gianni mi inserisce drink che non aveva previsto, no? Quindi si è caricato a pallettoni adesso che sta bevendo. Ma dovevi fare la pigna colata? Ma tu stai facendo il Golden Stag. Vabbè, ormai finisco sto discorso, poi facciamo la pigna colata. Guarda, guarda anni a Londra come si tagliano i limoni. Ho imparato solo quello. Non sta parlando di me. Esatto, è una settimana che ti prendo il culo. Nemmeno Giorgio Bargiani taglia limoni così. La tecnica. Allora qui c'è scritto shaken strain, in realtà perché viene buono anche shaken strain, quindi come un daiquiri classico come lo facciamo oggi. Noi lo facciamo con il milkshake. Lo facciamo col milkshake mixer, perché il milkshake mixer ha questa caratteristica appunto particolare che apre appunto i rum. Ovviamente dobbiamo avere dei rum che sì, hanno... Infatti adesso tu qua bisogna che mi guidi su che rum vuoi. Allora utilizza Myers, Appleton e Santiago 12, anzi Santiago 11. Primo, 11, tutti. C'è anche il Don Papa, metti anche un po' il Don Papa. Il rum preferito di Marco Graziano. Guarda Luca come registra. Allora, ora vi arriverà anche questo e allora intanto andiamo anche avanti. Oh, questo non lo faremo. Questo non lo faremo perché questo è un drink molto tecnico e difficile da fare. Vorresti dire che non lo so fare? Anche. Non la volevo mettere così. No, in realtà è un drink veramente, a parte gli scherzi, è un drink molto particolare. Scusa? E molto alcolico. L'unione di queste due tecniche, quindi ovviamente il cambio dei citrici e il cambio dei rum, quindi l'unione di questi stili, crea il già, drink. Già, torni indietro nel Golden Stag, scusa? Sì. Ma che c'era un dubbio sul rum? Allora, questa è la ricetta originale. Qui c'è da fare una premessa, è una ricetta originale. No, tutti perché rum... mi chiedevano rum di New Orleans, ma digli Santa Teresa. Allora, sì, il rum di New Orleans era un rum in realtà fatto da melassa. Probabilmente sono rum che... Questi sono tutti rum, anche gli Appleton che oggi conosciamo, sono rum che in realtà oggi non esistono più. Queste sono ricette dell'epoca, stiamo parlando del 1937, in cui è datata la ricetta, ma probabilmente anche del 33. Quindi probabilmente una ricetta antecedente. Questi prodotti non esistono più, nonostante esistano le aziende, sono cambiati un po' gli stili, sono cambiate le etichette, sono cambiati i blend dei rum, è cambiata anche un po' tutta la produzione chiaramente. Quindi quello che dobbiamo vedere, il tiki è un po' difficile per questo, perché dobbiamo essere molto pratici di rum, ovvero cercare di intuire dalle ricette ciò che significava un'etichetta, una marca o uno stile. Ad esempio, spesso troviamo rum Martinica. Oggi, se facciamo riferimento al rum della Martinica, assaggiamo i rum che prima abbiamo assaggiato con Marco, ovvero degli Agricole da Vesò, quindi da succo di canna da zucchero. In realtà prima in Martinica i rum erano tutti da melassa, non tutti, ma quasi tutti da melassa. E i rum che utilizzava Don the Beachcomber per il tiki erano da melassa. Quindi sono rum completamente diversi. Quindi bisogna, diciamo, la tecnica è difficile e quindi vanno interpretate le ricette. Qui è un bilanciamento di 3 rum, di cui abbiamo una mezza oncia di New Orleans, che probabilmente era
un rum abbastanza caldo, corposo, che quindi veniva utilizzato in una quantità inferiore. Una mezza oncia di rum di Appleton Extra, probabilmente anche esso era un rum molto secco in realtà, quindi diametralmente opposto, ma molto secco, probabilmente anche un po' speziato, aromatico, pungente. Un'oncia, quindi il doppio delle altre quantità di Appleton Special Gold, che cosa significa? Che la nostra base alcolica, probabilmente il rum meno identificativo del drink, meno rilevante tra tutti e tre, e quindi se ne può utilizzare una quantità superiore. Diciamo che questo stile e questa tecnica può essere indubbiamente reinterpretata con i rum di oggi, infatti stiamo utilizzando altro. Qui siamo già un po' sul tecnico, insomma, comunque fare drink tiki in realtà è molta esperienza. E in New Orleans lo possiamo sostituire con il Santa Teresa. Ma sì, New Orleans, ma perché sì, anche io lo sostituisco spesso con Santa Teresa, però sono rum diversi. A New Orleans arrivava una marea di melassa e producevano rum a New Orleans, quindi va a sapere cos'era sto New Orleans a 3 anni. Sicuramente era un rum identificativo, però non sempre si conosce l'identità dei vecchi rum. Ci si può arrivare conoscendo le ricette e la storia delle aziende. Come dicevo prima, l'unione di questi cocktail porta a un bilanciamento estremo. Ci sono dei drink di Don Davidge Comber che, come in stile americano, come si diceva prima, che bevono tanto e forte, hanno un livello alcolico molto elevato. Lo Zombie, da cui appunto a cui si può intuire anche questa cosa solo dal nome, è un drink diciamo talmente forte perché pare che se se ne beve più di 2 si diventa come zombie. E non è che pare, perché ogni zombie ha la quantità di 5 gin tonic di alcol, quindi bere uno zombie in un bicchiere molto piccolo, perché in realtà lo zombie è un bicchiere da 32-33 cl, in realtà contiene solo alcol. Ma è un drink molto importante, è un drink fondamentale, perché da questo drink si capisce come questa tecnica riesce a raggiungere dei bilanciamenti estremi, ovvero si può bere del rum e anche molto alcol in modo bilanciato senza rendercene conto, quindi in modo che la pungenza dell'alcol e la forza dell'alcol venga un po' diciamo destrutturata senza perdere l'aroma e quindi diventa bevibile. Considerate che in questo rum c'è praticamente 4 once di alcol più una 3 once di alcol più una a 75 gradi e mezzo, quindi un overproof. Che dire, lo zombie, vabbè, poi diventa anche una moda, diventa il drink più popolare dagli anni 30 fino agli anni 50, fino a quando nasce un altro drink simbolo di tutta l'era tiki, quindi degli anni 50, che è il Mai Tai. Il Mai Tai sarà il drink più bevuto di sempre. Tra l'altro nel Mai Tai c'è quella cosa che dicevamo prima sul martinicano, perché la ricetta porta rum martinicano. Se lo fai oggi molti usano un agricol, io compreso, ma lì c'è un altro motivo tecnico storico dietro, però nella versione originale era un melassa. Luca, ma dove vai con lo zaino? Metti a sedere. Ma come te ne vai? Si sveglia alle 5 domattina. Dai, deve prendere al jet privato non per Firenze. Non ci vai, al jet privato per Firenze, il Conte. Dov'è il taxi? Ah, l'elicottero, ha ragione. Quindi dicevo, diventa un simbolo di marketing, perché Don Davidge Comber inizia a scommettere con i clienti chi riesce a bere più zombie, e mette anche sul drink, sulla lista drink, massimo 2 a persona, quindi limite di 2, più di 2 non se ne può bere. Però considerate che 2 zombie è come 10 gin tonic. Quello che è impressionante è che uno zombie te lo bevi, certo è forte perché comunque si sente che è forte, ma è bevibile. In realtà con questo bilanciamento si riesce a berlo tutto, ma se provate a bere un Cuba Libre, un gin tonic già con 3 once di gin o di rum, è imbevibile. Non, cioè, stucca, da noi al palato, non ci si fa, dà fastidio. Mentre in questo caso non lo faremo perché è complesso, ma in realtà è molto buono. Che cos'è questo? Ah, un altro, buono. Ora faccio vedere la ricetta. Facciamo una pina colata per guardare la bocca. Ok. Allora,
ragazzi, il Golden Stag ho messo per un drink 30 ml di Appleton 12, dove l'ho messo? Reserve Blend. Marco, dove è andato? Marco, come lo chiamano adesso questo, il Reserve Blend? È ancora Reserve Blend come no, nome? Non c'è più, è l'8. L'8, Appleton 8. Fine. Vabbè, comunque un giamaicano secco, quindi o un 8 o vai su un 12. Allora Appleton 8. Poi potresti usare 15 ml di Appleton 21 e 15 ml di Santa Teresa 1756. Sì, 15 ml Nol Don Papa, 15 ml di succo di lime fresco, 15 ml di zucchero liquido. Bene, come vedete questa è la ricetta dello zombie, è una ricetta abbastanza complessa. Come vedete ritorno al Falernum, ne abbiamo parlato prima, no? Quando si parlava delle tradizioni antiche tropicali, Falernum, siamo alle Barbados, quindi riprende Don De Beachcomber anche tutte le tradizioni tropicali, perché Don De Beachcomber ha passato una vita ai Caraibi, prima di tutti, ha scoperto i Caraibi e ha portato alla luce del mondo la cultura caraibica, nonostante, cioè, e anche addirittura alle Hawaii fu insignito di riconoscimenti importanti da parte della famiglia reale per aver portato in giro per il mondo la cultura hawaiana. Don Beachcomber è un personaggio allucinante. E niente, questo è lo zombie in quel bicchiere che è piccolino, in realtà è una ricetta molto complessa, e l'overproof 151 è quel rum che vi dicevo prima a 75 gradi e mezzo. Lo zombie diventa così importante che addirittura... Luca, grazie di essere rimasto. Ramon Lopez e Rizzari, qualcosa del genere, e inventa il primo, diciamo, preparato al cocco dolce, che in realtà serviva non per la miscelazione o per la pigna colada, ma serviva per tutte le preparazioni culinarie dell'epoca, anche perché ai Caraibi il cocco veniva utilizzato anche come grasso, perché comunque è un frutto grasso, e veniva utilizzato non soltanto dolce ma anche per le preparazioni salate, solo che il cocco non è che c'è sempre sull'albero, quindi come tutti i frutti ha un periodo di maturazione. Perché Gianni Zotto lo tira giù dagli alec. Ci ho provato un Guadalupe ma non ci sono riuscito. E che stavo dicendo? Perché mi distraete così? Allora, niente, no, stavo dicendo, vabbè, ovviamente il cocco non poteva essere disponibile sempre in tutto l'anno, e quindi si sono inventati un modo per, diciamo, averlo sempre a disposizione. Quindi hanno creato una crema di cocco semplicemente facendo un'acqua, diciamo un latte di cocco, quindi dalla polpa di cocco secca, facendo una riduzione poi con dello zucchero di canna, hanno creato questa crema di cocco originaria, sicuramente ancora oggi insieme a Natis la più buona. Quindi da lì prende un altro aspetto la pina colada, diventa un drink estremamente turistico, che peraltro per coincidenza in realtà è nata proprio in un Don De Beachcomber che era a Porto Rico, all'Hotel Hilton. E niente, poi fondamentalmente diventa il drink più buono e più conosciuto nel mondo e più bevuto al mondo. Prima di diventare il più sputtanato. Prima di diventare appunto il più sputtanato, è così, perché la pina colada in realtà, siccome è stata, diciamo, nel tempo un po' rovinata da questa anche popolarità probabilmente. Dalla batida del cocco. Dov'è Marco? Ah. Anche quello, è sempre vicino a Don Papa. Niente, insomma, comunque ne facevano milioni, ne facevano talmente tante che fondamentalmente poi hanno iniziato a utilizzare prodotti più scadenti come succhi di frutta industriali, e quindi si è perso un po' il senso della vera pina colada. La pina colada è un drink eccezionale se, come dicevo prima, viene bilanciato. Quindi la vera pina colada ovviamente deve essere bilanciata con un pochino di lime, qualcuno ci mette un pizzico di sale perché comunque è un esaltatore di aromi come lo zucchero, quindi ci può stare,
però comunque se un drink è bilanciato è bevibile, se diventa una roba dolce e nemmeno fresca perché utilizzate dei prodotti che magari non sono, appunto, sono prodotti industriali non freschi, una crema di cocco scadente o dell'ananas in zucco, è un drink imbevibile che stucca, lo bevete a 15 anni e poi non si beve più, perché quando magari in età più giovane si beve, si bevono cose dolci, ovviamente è più facile, diciamo, bere una piña colada, però poi appena cambia un po' il palato è il primo drink che si accantona. A 15 anni non si potrebbe bere in teoria. Io bevevo. Ora, ma, volevo chiedere se si può usare il gelato al cocco per la piña colada. C'è una ricetta che è Don Papa Batide gelato al... La servono buonissima al Maxim Bar di Castelnuovo Magra. Va bene, ora arriverà la piña colada. Adesso basta perché andiamo a letto. Grazie. È buona. Tra l'altro... Quanti bicchieri hai lì? L'ho bevuto tutti io. Non male, erano assaggini. Tra l'altro, no, la, ora abbiamo fatto una piña colada col milkshake mixer. In realtà, poi che cosa succede? Quando il milkshake mixer viene accantonato per via dell'invenzione del blender, quello a campana, che cosa succede? Che praticamente viene, siccome la campana contiene molti più drink rispetto al tin e al milkshake mixer, vengono creati drink tutti dentro la campana. Però un uso errato del ghiaccio, soprattutto nelle quantità, viene, fa diciamo, fa crea, schifo. Sì, fa schifo. crea un crea, una, diciamo, una sovradiluizione. Sì, no, crea, diciamo, un drink completamente diverso, che in realtà poi è il drink frozen, che è andato di moda negli anni 80-90. Sì, la granita, per capirci. E direi che ci siamo, no? A posto. Basta. Io non so se ho ancora voce dopo tutte queste chiacchiere. Ciao. Io ce l'ho, te no, ci no, credo. Io voglio farvi immaginare la scena, no? Perché con Gianni abbiamo scritto, abbiamo fatto una pubblicazione scientifica per l'Università di Macerata, nella facoltà di geografia, sulla miscelazione tropicale. Quando abbiamo fatto la presentazione per l'università, siamo andati avanti 2 ore senza drink a parlare di queste cose di fronte a una platea di docenti universitari. Abbiamo steso anche loro. Ci credo. No, è stato davvero interessante, grazie. E grazie, tutti i drink erano buonissimi, quindi io direi fate un applauso a questi ragazzi. E grazie di essere grazie, stati qui. Grazie di essere rimasti nonostante mi sono dilungato un po' troppo. No, però almeno avete bevuto. Ma sono rimasti solo perché c'è da be gratis. Dai, la verità. Giovanni, grazie, fa un altro drink, forza. C'è un'altra piña colada. Se lo meritano. Se lo meritano, sono rimasti fino a quest'ora. È 2 ore e si parla, un altro drink glielo devi fare. No, a parte gli scherzi, vabbè, il mondo tiki tropicale è un mondo veramente molto lungo, è bellissimo, ma è anche molto molto lungo. Abbiamo fatto una sintesi, anche se insomma abbiamo parlato tanto. Poi una cosa, se vi capitasse di andare ai Caraibi, no, e conoscete dietro quella che è anche la storia della miscelazione tropicale, andate ai Caraibi, li vivete in maniera completamente diversa. A parte il mamacuana erotico con le, coi muscoli, con le cozze dentro, quella è una schifezza comunque, a Santo Domingo, scusate. Però se andate a Cuba dopo... Comunque, visto, quando hanno capito che non c'era più da bere si è dimezzata la platea. È sempre così. No, però a parte gli scherzi, andare a Cuba e conoscere la storia del daiquiri, della canciancia, della piña colada e anche dei bar cubani importanti ve la fa vivere in maniera completamente diversa. Io quando sono andato a Cuba con Chiara, lei viveva in un modo, io completamente in un altro. Poi un po' l'ho contaminata. La stessa cosa per Panama, Guadalupe. Posto. Buonanotte. Buonanotte, grazie.